Udine Smart, convegno qui a Udine, dicembre 2012. La tematica più dibattuta forse in questi giorni è stata la relazione tra le nuove tecnologie e la pubblica amministrazione. Qui in particolare oggi con Riccardo Luna, già direttore di Wired, importante attività con Wikitalia, a cui chiediamo una definizione di una frase molto simpatica, molto pertinente, che è democrazia aumentata. Cosa può significare oggi concretamente per i cittadini e per le pubbliche amministrazioni? Ora, qui oggi a Udine abbiamo probabilmente fatto un piccolo passo per la storia del web, ma un grande passo sulla storia della democrazia in questo paese, secondo me, perché per la prima volta un comune decide di aprirsi davvero al dialogo con i cittadini, con strumenti di controllo, di partecipazione, di collaborazione, ed è quello di cui ha bisogno la politica. Oggi la politica ha bisogno di quella che noi chiamiamo l'open government, cioè un governo aperto e rafforzato dalla collaborazione con i cittadini. Ovviamente il presupposto per chiedere ai cittadini di partecipare è che ci sia trasparenza assoluta su quello che accade. Oggi abbiamo costruito in questi anni un fossato fra la politica e gli elettori, e questo fossato è evidente in tutta l'antipolitica che si respira nel paese. Strumenti come quello che è stato presentato oggi a Udine vanno in una direzione contraria, cioè è la politica che dice ai cittadini: non abbiamo nulla da nascondere, anzi veniteci a dare una mano per prendere delle decisioni migliori. E in questo senso è una democrazia aumentata, un augmented democracy, invece che farlo sugli effetti speciali si fa sulla democrazia, che è la cosa più importante. Sicuramente una democrazia che ascolta in tempo reale i propri cittadini e che prende decisioni più informate, come dire, è una democrazia più forte, più solida, ed è il più grande antidoto contro l'antipolitica. Noi siamo stati abituati a pensare che la democrazia fosse votare una volta ogni 5 anni e poi disinteressarsi di quello che capita. Ecco, per fortuna con la rete non è così. La rete offre strumenti sia ai politici che ai cittadini, che non sono in contrapposizione ma hanno gli stessi obiettivi, offre strumenti di dialogo continuo, e questo Open Municipio è uno degli esempi migliori. Solo una domanda rapidissima per una battuta di risposta. In che modo motivare la partecipazione dei cittadini? In che modo sollecitare la loro partecipazione? Guarda, in questo momento, oggi Open Municipio arriva di fatto alla fine di una legislatura, quindi di fatto siamo agli ultimi mesi. Di fatto oggi è più uno strumento per andare a vedere come sono andate le cose finora che per guardare al futuro. Io immagino che con la prossima legislatura, dove si partirà tutti da zero, presenze, assenze, atti da presentare, eccetera, sarà possibile davvero farlo diventare uno strumento di collaborazione. Quindi, come dire, lo strumento di oggi non è definitivo e non è perfetto, ma come tutte le cose del web andrà modificato, andrà implementato, andrà migliorato anche con le risposte che ci saranno. Oggi è interessante per andare a capire quello che è successo negli anni passati, soprattutto perché di fatto è uno strumento che fa un bilancio ex post di quello che è accaduto. Con la nuova legislatura secondo me sarà molto interessante vedere se i nuovi consiglieri lo useranno davvero per dialogare con i cittadini, per farli partecipare, e tra l'altro una delle cose previste, che la trovo più interessante, è la possibilità di essere avvisati quando vengono discussi degli atti che ci riguardano. Per esempio, se mi interessa sapere delle scuole della mia città o della viabilità o delle strade o di quello che sia, io ricevo una mail che mi dice: guarda che finalmente è stato presentato un atto che ti riguarda, vuoi partecipare, lo vuoi commentare, lo vuoi condividere con i tuoi amici? Ecco, una democrazia molto aperta. Grazie.